Jaco Intikà, i principi della matematica rivisitata. Perché per un intellettuale di formazione psicanalitica leggere le matematiche? È vero che i filosofi esperti di matematica sono rari e ancora più rari sono gli psicanalisti e gli scrittori. C'è stato Italo Calvino, che ha sfiorato le scienze, e soprattutto ci sono certuni psicanalisti lacaniani perché si sono interessati a quella strana matematica di Jacques Lacan che è stata oggetto del suo ultimo insegnamento. Giustamente è leggendo Jean-Michel Vaperot, che è stato un suo consigliere matematico, che noi ci siamo interessati a Quine e a Intikà. Il primo per la sua chiusura della logica classica canonica e il secondo per la sua logica aperta, classificata tra le logiche non standard. È da qualche anno che noi abbiamo acquistato il libro, I principi della matematica rivisitata, di Jaco Intikà, edito da Vrin a Parigi nel 2007, che Intikà, un finlandese, professore all'Università di Boston dal 1990, un filosofo della matematica e del linguaggio. Occorre tempo per leggere il suo libro, la sua opera, e noi abbiamo giusto appena le basi della matematica di un ingegnere. Giusto, giusto anche per spingersi da più di 30 anni a leggere le teorie matematiche indagate da Jacques Lacan e da altri matematici e da altri psicanalisti, anche se il passaggio, diciamo, dalla matematica alla psicanalisi, come interesse, no? Rispetto all'insegnamento di Lacan è rarissimo, possiamo menzionarne per davvero pochi che hanno fatto questa via, in parte René Lavandome e Pierre Cartier. Non tutti gli psicanalisti che si sono interessati alla matematica sono di scuola lacaniana. Ci sono anche rarissimi altri esempi, come quello di Imre Erman, che fu allievo di Ferenczi, e quello di Ignazio Mattei Blanco. Se Freud non ha pressoché toccato la matematica, perlomeno apparentemente, per contro Jacques Lacan e Armando Verdiglione, in due modi ben differenti l'uno dall'altro, si interessano alla matematica e in particolare alla logica, certamente in quanto ancien élève, in quanto è stato allievo di Lacan, Verdiglione ha preso qualcosa da Lacan, ma occorre ammettere la singolarità che questo qualcosa nessun altro l'ha preso tra gli psicanalisti lacaniani. Alla domanda di perché
leggere intika, una risposta più precisa risiede nella esplorazione della connessione tra psicanalisi e matematica. Un conto è leggere come legge, come impiega la matematica e la topologia Jacques Lacan, e un altro conto è andare a leggere i matematici, che possono anche non interessarsi di psicanalisi, benché in quanto filosofo del linguaggio, Jaco Intika tocchi la questione, ma possiamo dire che non ha nessuna lettura freudiana, almeno in questo testo che abbiamo letto. Le formulazioni di Freud sulla negazione e sulla rimozione, che hanno spinto Lacan a interrogarsi sul padre come zero nella parola, lo menziona in tal senso una sola volta in tutta la sua opera, questione appunto che sarà ripresa solo da Verdiglione e poi da alcuni suoi lettori. Ebbene, a confronto con i tre principi della logica di Aristotele, ovvero principio di non contraddizione, principio di identità e principio del terzo escluso, ebbene pongono delle autentiche questioni. Il tabù, per esempio, risulta la versione psicanalitica del terzo escluso, della sua formulazione. È giustamente il lavoro di Jaco Intika sul principio del terzo escluso che non ha posto nella sua teoria, che ha captato la nostra attenzione. È il caso di segnalare che la lettura matematica della psicanalisi, se non la matematizzazione della psicanalisi, di Jean-Michel Vapereau, è basata su una logica modificata con l'introduzione di una seconda forma di negazione, e può darsi che sia informulabile senza la lettura dell'opera di Jaco Intika. Per quello che riguarda il nostro approccio intellettuale, noi non abbiamo ancora trovato un alleato in questa opera di Intika, come l'abbiamo trovato invece nel caso di Cantor e poi di Gödel. Occorrerà fare un ulteriore giro di letture della teoria dei giochi dal secondo cosiddetto Wittgenstein a Morgenstern a Nash. Per quanto spiegare l'invenzione di Intika sia apparentemente semplice, l'analisi delle sue premesse e delle sue implicazioni, e questo prima ancora dell'analisi delle sue conclusioni, ebbene, questa resta da fare ancora. Nei principi della matematica rivisitata, ribadiamo che è del 1996, Jaco Intika riapre il cantiere dopo essere stato dismesso a seguito delle prime contribuzioni di Kurt Gödel, con i suoi teoremi di incompletezza in particolare. Cantiere che è stato chiuso dal costo ontologico minimo di Quine. E occorre notare che peraltro i tre fallimenti della fondazione logica della matematica degli inizi del secolo scorso,
ovvero il formalismo, l'intuizionismo e il costruttivismo, hanno fatto del campo teorico detto puro, se non una terra di nessuno, uno di quegli spazi che esistono tra grandi palazzoni ormai disabitati. Jaco Intica interpreta ciascun enunciato della logica del primo ordine con un gioco semantico. Gioco semantico giocato da due giocatori, il verificatore e il falsificatore. Ed è questione di strategia vincente e di verificatore e di falsificatore che non possiedono le strategie come se fossero degli oggetti. È anche un modo di dire che non le hanno già prima della loro pratica stessa. L'inapplicabilità del principio del terzo escluso nel GTS, sigla di Game Theoretical Semantics, o logica IF, Independence Friendly Logic, e la negazione che è data come scambio di ruoli, non sospendono la relazione funzionale tra X e Y, quello che in matematica si chiama per l'appunto una funzione, e lascia nell'opacità l'acting out della matematica nel sociale della sua applicazione, dove l'uomo è preso come X, come l'incognita. Anche Nietzsche parla dell'uomo come una X, benché dica che rotola fuori dal suo centro. Acting out, che è anche appannaggio di Lacan. Lo si trova nelle sue formule della sessuazione. E che cosa sono se non l'esecuzione geometrica della sua algebra? Algebra dell'immaginario prima, algebra del simbolico dopo e algebra del reale infine. E questa si chiama primato del fallo, questo acting out. Possiamo chiamarlo con il termine di Freud, che radicalizza ancor più e non lo rivoluziona in altra direzione come qualcuno o qualcuna ritiene. Ebbene, questo primato del fallo, che ha sì parzialmente messo in questione perlomeno la sua significazione e anche ha messo in questione soprattutto la significazione stessa. Intica non ha bisogno della teoria degli insiemi per fare la matematica. E per questa ragione c'è nella sua opera un superamento della verità logica stabilita da Alfred Tarski. Ma definire la verità come risultato di un gioco semantico tra un verificatore e un falsificatore che possono scambiare i loro ruoli, per questo noi formuliamo l'ipotesi che non possa applicarsi al linguaggio,
In altri termini, la verità, come effetto dell'atto di parola per ciascuno, non permette l'applicabilità di questa strategia di giochi semantici. Per contro, come purtroppo era semplice intenderne la profezia negativa, Intikà afferma già che la sua nozione di verità può estendersi al linguaggio, che i filosofi del linguaggio chiamano naturale, che per la matematica è anche il linguaggio quotidiano. E questo comporterebbe per gli uomini che la verità sia un gioco di strategia e per di più semantico. Noi indichiamo già nel verificatore e nel falsificatore la coppia amico-nemico che da Platone giunge sino a Carl Schmitt e oltre. C'è sempre un vincente e un perdente. Questo vale a dire che si impianta con il gioco semantico una variante del principio di divisione, che è anche principio di divisione del lavoro e di divisione sessuale. E i termini, come ciascuno può notare, non sono nostri. Infatti, il falsificatore resta escluso come il terzo, che apparentemente non è escluso in questa logica di Iacco Intikà. Detto questo, quando le matematiche non toccano l'uomo, prendendolo per la X, ma si attengono agli oggetti, allora la logica IF è più adatta della teoria degli insiemi per fare il lavoro matematico. Se noi non accettiamo la riduzione dell'umano a un'equazione, quella fondamentale è x uguale f di y, allora il simbolo dell'uguaglianza è un fallimento della differenza. Ciascun termine nella parola e nell'esperienza non segue la logica della coscienza, né segue le logiche della società. La logica inconscia, la legge inconscia sono un'altra cosa. Ciascun termine è quindi preso in un viaggio singolare e particolare, dove i quantificatori sono intellettuali. Poi, in conclusione, ci sono anche i qualificatori intellettuali. E non più esistenziali e o universali. Questa è la matematica di vita. Matematica di vita e non matematica degli oggetti, né la sua ultima metamorfosi come matematica dei soggetti, come nell'esempio accennato, quello della topologia del soggetto di Jean-Michel Vaperot. Così la X può funzionare come zero, come uno,
e come altro dallo 0 e dall'1, come ciascun elemento linguistico che entra nella nostra vita. Non c'è nessun legame sociale connotativo tra X e Y, ovvero non c'è nessun rapporto sessuale. In tal senso leggiamo la formula di Jacques Lacan. Leggendo in dettaglio il grande lavoro dei principi della matematica rivisitata di Jaco Intica, noi constatiamo come attualmente siano le matematiche e i matematici che hanno maggiore interesse a confrontarsi con la psicanalisi non ordinaria, con la psicanalisi originaria, non professionale, piuttosto che l'inverso.